Viva o Papa! Viva! Papa Francesco è arrivato al Palazzo della Città sulla sua ormai famosa Fiat Idea, ora targata SCV1 come un'ammiraglia della Santa Sede. È stato accolto dal sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, per la cerimonia della consegna delle chiavi della città carioca e per la benedizione delle bandiere olimpiche. Come tutti sanno, il Brasile e Rio de Janeiro in particolare sono e saranno per i prossimi anni al centro del mondo. Oggi la GMG, l'anno prossimo i campionati del mondo di calcio e nel 2016, per l'appunto, i giochi olimpici. Entrato nel palazzo, il Papa ha attraversato il salone centrale incontrando alcuni atleti che parteciperanno alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi e salutando varie glorie dello sport brasiliano, tra cui anche Zico. Commovente l'incontro con il mito brasiliano del basket Oscar, bandiera del Caserta per tutti gli anni Ottanta e da tempo malato di tumore, che si è inginocchiato di fronte al Papa, visibilmente emozionato dai suoi oltre 2 metri di altezza. Poi Papa Francesco si è affacciato dal terrazzo del palazzo, dove gli sono state consegnate le chiavi della città tra gli applausi della folla e circondato dal sindaco di Rio e dal presidente del Comitato Olimpico sul balcone. Poi la benedizione delle 2 grandi bandiere con i 5 cerchi olimpici a testimonianza dell'interesse del Papa per lo sport, del quale ha più volte sottolineato l'importanza sociale.